Buongiorno Flash Giovani! E grazie ai librai indipendenti io potrò riacquistare questo amore per la lettura. Siamo verso la nostra prima tappa, che sarà la libreria Trame. Io mi chiamo Nicoletta Maldini, faccio la libraia dal 90. Questa libreria nasce nel 2005 da un progetto con due amiche, Anna e Orsola. Io lavoravo in una libreria che ha chiuso, abbiamo pensato di fare una piccola cooperativa perché in precedenza avevamo avuto un'idea simile e abbiamo aperto il 3 dicembre 2005. È una libreria che per scelta, nascendo in una città di buoni lettori e universitaria ma con una metratura piccola, sceglie di essere una libreria di varia, una scelta di titoli molto accurata, un pochino di catalogo, ma per il resto volevamo permetterci di avere un po' di tutto. Il problema vero è nato nel 2008 con la crisi economica. Finita quella, che è durata un paio di anni, nel 2010 ci siamo trovate con una fragilità notevole. Ci hanno aiutato paradossalmente questi vituperati social. Cosa intendi tu, o comunque voi, diciamo, tu e le due socie che avete aperto Trame, per libreria indipendente, se dovessi dare una definizione? La libertà di scelta, come si può dire, noi qui non facciamo pagare il nostro spazio. È una scelta, perché se ti chiedono 10 presentazioni al giorno, tu fai le presentazioni a pagamento, come fai a dire di no? Cioè fai 10 presentazioni al giorno, fai solo quello. Noi abbiamo sempre scelto di, appunto, beccare fra le mille proposte quelle che ci somigliavano di più. Qui, nella pazzia di fare un lavoro, diciamo, poco remunerativo in momenti economici veramente difficili, c'è, per me personalmente, dopo tanti anni, perché ormai entro nel 30° anno in questi giorni di lavoro, io ogni mattina quando vengo qui sono totalmente felice di fare il lavoro che faccio. Il libraio che sceglie il libro o viceversa? Proprio giudico i libri dalle schede, quindi io vedo tutti i rappresentanti editoriali, guardo le schede, autore, titolo, casa editrice, in che collana esce, il prezzo al pubblico, il contenuto editoriale. Alcune schede sono fatte in maniera stupenda, altre sono un pochino più pop, però leggendo quelle, per molti libri mi immagino un utente possibile, per molti. Metti assieme la tua visione dei clienti e la tua competenza sugli editori, sugli autori. Devi avere la sfacciataggine anche di proporre, non devi aspettare, certo, che ti chiedano. A me piace fare così. Se è un lettore nuovo che non conosco, chiedo sempre le ultime due o tre cose che ha letto, certo, e le due o tre cose che proprio non sono nelle sue corde. Però ci sono alcuni libri che secondo me trascendono un po' tutti i lettori. Tipologie, facciamo così. Diciamo, il peggio sono i maniaci, i pignolini, gli un po' psicotici che hanno certe manie. Ma non sono tanti, in realtà le persone qua nella media entrano con la loro luminosità, con il loro desiderio di lettura. E c'è il signore della pausa pranzo che è un appassionato di storia e io in qualche modo da qualche anno, da quando lo conosco, metto degli ami nella vetrina, sono due o tre libri in audio, dico ah, questo lo penso per lui. Qualche consiglio, quello che ti viene in mente, da dare a dei ragazzi magari, come noi, comunque anche più giovani, insomma, chi è, che vuole aprire una libreria? La passione conta moltissimo, però conta anche avere l'eredità di una zia. Però mi verrebbe da dire, se avete una libreria in quartiere, in città, che vi piace, andateci, cioè cercate di starci dentro, stare dentro il mondo dei libri, leggere, andare in biblioteca, cioè arrivare in libreria non con la visione romantica. Che libreria tu arrivi, tiri sulla strada alle 9, inizi ad aprire scatole, a fare scatole, vieni interrotto continuamente da telefono che squilla, mail per le presentazioni che organizzi, le persone che entrano alla porta. Alla fine della giornata il cervello che ti frulla perché hai iniziato 500 cose e forse ne hai finite 12. Però è molto bello, cioè arrivare un pochino strutturati, fare la gavetta, cercare di fare una gavetta, di andare dentro i posti e vedere come funzionano, non arrivare col sogno.